Pane e castagne. A me piace tantissimo questa canzone, l'ho scelta anche perché mi piace, e anche ringrazio chi me l'ha fatta conoscere questa canzone. Allora, Michele, abbiamo con noi in studio, dobbiamo come sempre... Fai il serio. No, faccio il serio, dobbiamo presentarla, ma non la presentiamo a modo nostro, la presentiamo in modo diverso. Romina Valicena, dal mattino di Salerno. Ecco, buonasera Romina! Siete dei bastardi. Questa è stata presa... Bastardi senza gloria, dalla... nel cinema. Senza gloria sicuro. Quello sta pochissimo. Sicuro, nei cinema. Bastardi anche. Questa è stata presa dall'intervista che hai fatta a Marina... Fammela risentire. Romina Valicena, dal mattino di Salerno. Questa è dalla telefonata che hai fatta a Marina Massironi. Sì, dopo, Salerno. Dopo, Salerno, dopo l'ascolteremo. Ti ringrazio di essere sempre qui con noi, questa è casa nostra, quindi è casa figurati, tua. Figurati. Allora, abbiamo parlato di chef, continuiamo a parlare di cucina, di persone importanti che stanno facendo della cucina qualcosa davvero di importante. Partiamo di nuovo da Caggiano, c'è un pizzaiolo che sta facendo bene. Sì, il pizzaiolo si chiama Angelo Rumolo ed è il pizzaiolo del Grotto, Pizzeria Castello, sì, di Caggiano, ormai famosissimo, storico posto di Caggiano. Bellissimo, dove si mangia benissimo, tra l'altro. Ed è in questo momento in gara a Parma al campionato mondiale della pizza, quindi gli facciamo il nostro in bocca al lupo, anche perché sta portando in gara una pizza che raccoglie tantissime eccellenze del nostro territorio, primo fra tutti il carciofo bianco di Pertosa. Quello della sagra e della festa lo stesso giorno, giusto, esatto, per ricordare un po' le cose che abbiamo trattato, però è un'eccellenza del nostro territorio. Sì, asparagi selvatici, guanciale, caciocavallo stagionato, fior di latte. Dove possono, c'è una foto che possono vedere i nostri ascoltatori su internet, sì, naturalmente. Sì, sì, l'abbiamo pubblicata, ma l'hanno pubblicata tutti i siti di informazione su una storia da raccontare.it, cioè la foto di questa pizza molto 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 invitante. Fa venire solo a guardarla, fa venire. Sì, sì, sì. Quindi gli facciamo il nostro in bocca al lupo, bocca perché al lupo. Il campionato si conclude domani, quindi... Io devo dire che anche a Polla, prima parlavamo di pizzaiolo di Polla, c'è il pizzaiolo del cinghiale Antonio Luisi, che pure ha partecipato a diversi premi, che ha vinto diversi concorsi, quindi anche lui è un'eccellenza, come tanti, come lo chef Dino di Sala, sì, Consilina, sì, sì. Io non vorrei dimenticare nessuno perché veramente ce ne sono diversi, sì. E c'è anche però l'alta pasticceria, l'alta pasticceria è Montesano, sì, è Montesano che ultimamente è stata conosciuta soprattutto su Rai 2, su Hit Parade. Sì, vabbè, lui ormai è... lui è insomma un nome conosciutissimo nella pasticceria, non solo nel Vallo di Diano, ma possiamo dire in Italia. Assolutamente. Del pasticcere Giuseppe Maniglia. La cosa particolare, io quando sono andato in questa pasticceria, è che... Hai mangiato un dolce. Sì, non sono... No, anche qui, no, non l'ho mangiato, ho mangiato il cornetto. Cioè, non è che hai inviato una raccomandata. No, sono andato... Però la cosa molto particolare è che sembra di entrare in una gioielleria. Cioè è il tempio del dolce. Sì, è una vetrina con questi piccoli dolci, questi piccoli nel senso di misura, di dimensioni, dei piccoli gioielli. E al sapore sono anche forse più preziosi dei gioielli, sì. E io consiglio di andare a Montesano Scalo, quindi è qualcosa anche questo di molto particolare, che è un'eccellenza. Sì, è un'eccellenza, anche perché la settimana scorsa il maestro Maniglia ha portato ad Hit Parade la pastiera, una pastiera rivisitata, quindi... Come? Penso che era abbastanza... No, la pastiera in realtà è la stessa, anche se vedete la foto, la potete vedere dove? Sia sul suo profilo Facebook, sempre, abbiamo sempre pubblicata sul blog una storia da raccontare.it. No, devo dire una cosa, anche l'intervista che abbiamo preso prima da Legambiente su una storia da raccontare.it. Sì, no, raccolta dal collega Gigi Pastore. Sì, infatti, bisogna anche dire sì, le fonti, quindi dopo, anche in questo caso, era... presa da lì, quindi il Vallo di Diano, la cucina, va. Eh beh sì. Va, e anche perché un'altra parte, un altro ristorante che il cuoco ha vinto premi e comunque importante è la Locanda degli Apolidi, per dire, ce ne sono diversi. Sì, infatti, speriamo di non aver dimenticato nessuno, insomma, noi che no. Nessuno si offenda, però in questo momento non ci ricordiamo. Questi sono, e comunque ne parleremo anche nelle prossime puntate, ma... Io dico, per poter vivere, sopravvivere i ristoranti naturalmente, hanno bisogno di clienti, di persone che mangiano. Ora con Romina vi voglio raccontare una storia molto particolare di una nuova associazione che sta nascendo a Polla. Ah, sì. È una nuova associazione che proprio si tratta di... Il nome dice già tutto. Qual è il nome? I Gastronauti.
ecco, sulle nostre frequenze. Chi sono i gastronauti? Chi sono i gastronauti? Allora, i gastronauti sono un'associazione che sta nascendo a Polla. Il presidente si chiama il nome di battesimo Antonio De Rosa. E in pratica, questa associazione ha un solo scopo: mangiare, mangiare bene, naturalmente. E vogliono assaporare i sapori e i piatti, in questo caso di Polla per ora, penso si allargheranno. Sì. E ogni una volta a mese si riuniscono con tanto di bavetta, sì, col logo, i gastronauti, parannanza, appunto, che ti fanno, vanno a mangiare nei vari ristoranti, un primo e altri prelibatezze, ti ringrazio, e dopodiché votano segretamente. Danno un voto a questo piatto. Da quanto ho capito, anche perché è un'associazione molto chiusa, ma chiusa con il sorriso. Sì, 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 sì. E daranno. Stanno riservando belle sorprese. Assolutamente. Infatti, li seguiremo, vi seguiremo casomai anche a tavola. E daranno un voto a questo piatto. A fine anno verranno conosciuti qual è il piatto preferito e faranno una festa a base di questo piatto, questo primo tipico, penso, pollese. Sì, sì, sì. E loro sono i gastronauti, ma io ne conosco, io voglio citare, oltre ad Antonio, voglio citare Giuseppe Cavaliere, sì, che ci ha scritto anche prima sul nostro profilo, per dirti che è bello mangiare. Ah, ci sono dei divieti, a tavola non si parla di politica e di calcio in questo caso, da quanto mi dicono. Perché è tutto magna magna, ma è un bel magna magna, politica e di calcio, è un bel magna magna, e quindi complimenti. Complimenti, noi li seguiremo. Noi li seguiremo assolutamente. Ah, se fate qualche uscita, magari pure noi. Dobbiamo iscriverci, comprare la bavetta, dare un contributo, non comprare, dare un contributo per la bavetta di ordinanza, che poi si differenzia di grado in grado, bisogna dire anche questo. Beh, certo, il presidente, i soci fondatori e invece poi i semplici partecipanti. Perché mangiare è bello. Alla fine, mangiare è bello, mangiare ci rende felici. Infatti mi è venuta fame. Ma abbiamo dato un po' Tommaso di qualsiasi tipo di prelibatezza. Allora, io, siccome abbiamo parlato tanto, ti faccio sentire una canzone proprio per assaporare un po', bere un po'. Lui è Zucchero con Bacco per Bacco e poi torneremo con un'intervista a Marina Massironi. Oh. Beh, Zucchero dà una bella carica. Che c'ho l'anima. No, ma tu vai benissimo. Sei isolato, Michele. No, è bella, bacco. Sembra quello di Sarabanda con le cuffie e che indovina le canzoni. L'uomo gatto, te ricordi l'uomo gatto? Bentornati alla Mosca del Mattino. Stiamo ancora parlando di buona cucina, ma anche di cultura. Poi nell'ultima parte parleremo. Non siamo alla prova del cuoco, scusa. No, ancora. Vado via allora. Il pranzo è servito, lo ricordi il pranzo è servito. Allora, poi parleremo nell'ultima parte di cronaca, di alcuni avvenimenti accaduti al Vallo di Diano. E ci abbiamo anche un piccolo scoop, una piccola anteprima che ha trovato Michele nella pubblicità. Perché Michele lavora anche durante le pubblicità. Riguarda il comune di riguarda il comune di Sala Consilina e il distretto sanitario. Allora, torniamo alla cultura, se così possiamo dire. È un bellissimo film che è stato di Giuseppe Bonito. Romina, per il mattino, ha potuto intervistare Marina Massironi. Sentiamo un piccolo. Giuseppe Bonito. Ma è stata una bellissima esperienza perché Giuseppe aveva una grandissima urgenza di raccontare questa storia. Non era scelta a caso, no? È stato sempre molto vigile, molto attento, molto preoccupato rispetto, insomma, al fatto di raccontarla nel modo giusto, no? Non soltanto perché era una storia vera, ma perché voleva appunto comunicare poi tutto quello che ci siamo detti prima. Quindi è stato molto, sempre molto presente. È una sfida che Giuseppe, secondo me, ha vinto, no? Nell'urgenza di raccontare tutto in così breve tempo. Chi vedrà questo film, che è la sua opera prima, insomma, capirà che valore può avere questo giovane vecchio ragazzo, come si definisce lui, cioè, un giovane regista esordiente che però ha un sacco di esperienza in questo, vecchio, non anagraficamente ovviamente. Era la voce di Marina Massironi che parla di Pulce non c'è, il film di Giuseppe Bonito, ancora in proiezione a Sala Consilina. Com'è stata come intervista e com'è stata Marina Massironi? È stata squisita, molto disponibile, molto simpatica, ma lasciami dire giusto due parole su questa intervista perché l'ho pubblicata per il mattino, ma è stata
frutto di un grandissimo lavoro di squadra insieme a te, per questo ti ringrazio, ed è la dimostrazione che il lavoro di squadra e fare squadra in questo mestiere a volte premia. Noi siamo una squadra fortissima, noi siamo noi tre, la redazione di Radio Movida è composta da me, te, Michele e Anna Chiara Di Flora, oltre a quel regista che veramente fa cose egregie, che è William, ci trasporta per mano nel mondo della radio. Noi quindi ringraziamo lui, ringraziamo questa squadra, siamo una squadra fortissima, com'è? Una nazionale! Ecco, può essere adesso, quindi ringraziamo voi. Questa è Marina Massironi, torniamo al film di Giuseppe Bonito, sì, che sta avendo grandissimo successo. Sì. Come sta avendo grandissimo successo un'altra iniziativa culturale, che è il libro sospeso, l'abbiamo già parlato. Sì, l'abbiamo già parlato nelle scorse settimane. Perché ora il libro sospeso parla così, insomma. Parla milanese. I milanesi ci hanno copiato, ragazzi. E perché Romina parla milanese? Questa domanda risponderemo dopo la canzone e le pubblicità. Parleremo ancora di perché parla milanese. Ora andiamoci ad ascoltare una canzone. Noi col dolce oggi ci stiamo tanto bene, no? Beh, sì. La signora Marmellata. Come la vedi, di La Belle, che è una canzone che la vedo dolce. Ecco qua, allora sentiamoci La Belle. Oh, seniors, let's call the one. Jabba jabba tea. Michele è davvero eclettico. Sei come il coltellino svizzero, tu. Sei multiuso. Grande giornalista. Grande cantante, ciao! Anche imitatore e tutto il resto. No, pompiere. Anche a volte spegno, sì. Spegno. È l'italiano che ti frega. Per il resto poi siamo messi a posto. Spengo le polemiche. Ah, quando mai? Ma quando mai, Sorrentino? Sei piromane allora. Allora, bentornati alla Mosca del Mattino. Stiamo avviandoci verso l'ultima parte. E ora si parla. Torniamo a serie, perché si parla di fatti di cronaca. Anche se eravamo rimasti in sospeso con una domanda. Perché il libro sospeso creato da Ex Libris Caffè di Michele Gentile parla milanese. Cosa ha fatto? Perché parla milanese? Parla milanese? Perché parla milanese? Voglio sapere da voi. Perché una libreria di Milano ha adottato, diciamo, questa stessa iniziativa del libro sospeso. Ovvero l'iniziativa di qual è del libro sospeso? Cioè la possibilità di acquistare due libri, uno per te e uno lasciarlo in sospeso per un ragazzo tra i 10 e i 18 anni. Un'ottima iniziativa che sta avendo un grande successo. Sì. Tra i messaggi arrivati, volevo dire, è arrivato un messaggio riferito allo chef. Grazie, che è bravissimo, è mio cugino da Mario, quindi lo diciamo, se forse nel DNA essere chef, assaporeremo le cucine di Mario. Allora, torniamo a sera, andiamo sullo scoop trovato da Michele. È uno scoop che riguarda, è la notizia che riguarda il distretto sanitario. È una cosa che verrà trasferito a Sant'Arsenio secondo quanto disposto dall'ASL, da Sala Consilina a Sant'Arsenio, per una questione di affitti non pagati e di varie situazioni che dopo analizzeremo un attimo. Cosa hai trovato, Michele? Niente, niente, classico intercalare che introduce il tutto. Il tutto, hai trovato una bella notizia. Niente. Perché qui questo dice tanto, tutto, niente, perché il comune di Sala Consilina ha deciso di fare ricorso al TAR della sezione di Salerno e ha impugnato il provvedimento ASL Salerno 3 per trasferimento sede distretto sanitario numero 72 di Sala Consilina. Cioè, testuale, questo è il testo contenuto sull'albo pretorio del comune di Sala Consilina. Praticamente contesta la decisione della conferenza dei sindaci che hanno deciso dell'ASL, conferenza dei sindaci, poi c'è stata la riunione la settimana scorsa, di trasferire gli uffici amministrativi a Sant'Arsenio. Quindi a Sala Consilina rimangono gli ambulatori, rimane l'ambulatorio, e a Sant'Arsenio gli uffici amministrativi. Sala contesta questa decisione, possiamo dirlo, Sorrentino, era nell'aria anche. Sì, la bellezza della diretta è che siamo i primi a darla, questa a volte i primi a dare questo il bello della diretta, che non sei tu il bello della diretta, non siamo noi, è proprio questo il bello della diretta, dare queste notizie. Un'altra cosa è successo al distretto sabato invece? Anzi, lunedì hanno trovato qualcosa che nessuno fino a sabato non c'era. Allora, cioè, nella struttura del distretto, che è a Sala Consilina. Antefatto. Sì. C'è la riunione della conferenza dei sindaci. Sabato. Si discute e c'è il documento, dicono: guardate, allora abbiamo deciso di fare questo. Quindi, uffici, come detto, a Sant'Arsenio, poliambulatorio a Sala Consilina. Ok, va benissimo.
C'è anche la nota di Lucchetti, di Antonio Lucchetti del distretto sanitario, che è un po' stizzito, ha risposto alla nota dei sindaci perché si aspettava un invito a questa conferenza, ma c'è da dire, è la conferenza dei sindaci, quindi distretto sanitario. Anche se Tommaso Pellegrino, che è il presidente, aveva per conoscenza, Lucchetti era stato invitato. Cosa succede poi lunedì mattina? Che i carabinieri fanno una scoperta originale all'interno dei locali del distretto sanitario a Sala Consilina. Cosa trovano? Una parete di cartongesso. Non è una parete di cartongesso messa, insomma, costruita. Che c'era già, oppure ce l'hanno costruita perché dovevano magari dividere un ambiente. No, era una parete di cartongesso all'interno dell'atrio, alta circa 2 metri, questa è l'informazione che abbiamo ricevuto, e una dimostrazione, un avvertimento. Cos'è questa parete di cartongesso? È stata costruita nella notte, presumibilmente. C'è da dire anche un'altra cosa, che il sindaco, cioè che volevano fare dei lavori per dividere la struttura del distretto, perché è di due proprietari della stessa famiglia, ma diversi, e volevano mettere questa, cioè secondo il comune, voleva fare questa divisione per poter ospitare in una sola parte tutti i servizi. Sì. Però i lavori erano stati bloccati e poi invece è spuntata. No, dicono, insomma, è spuntata questa parete così in mezzo al locale, all'atrio. Hanno messo questa parete. Allora, abbiamo parlato subito noi, abbiamo messo su, abbiamo costruito anche noi, la notizia. Noi giornalisti, sì. La notizia. No, allora, la era una domanda anche più che una notizia, è una dimostrazione, perché alla fine le forze dell'ordine, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, non hanno trovato nessun danno, non c'è nessun danno. Però Lucchetti ha annunciato su Facebook che farà denuncia, quindi vedremo, vi aggiorneremo. Perché, certamente, perché comunque trovare una parete, entrare in una parete, dire anche un'altra cosa, che è un'analisi che ha fatto il vice sindaco Mimmo Cartolano, ma io cerco di darvi un attimo una visione a 360 gradi, ovvero che a Sala Consilina si vota, il 25 maggio si sceglierà il sindaco. Secondo quanto detto Mimmo Cartolano, Domenico Cartolano, vice sindaco e possibile, se un quasi sicuro candidato a sindaco, è una manovra politica che da parte dell'ASL, Fratelli d'Italia, centrodestra, squillante, contro l'amministrazione uscente. Come ha fatto capire Cartolano, colore diverso, diciamo. Sì, come ha fatto capire Cartolano, per ostacolarli nella corsa della campagna elettorale. Qualcosa di politico nelle scelte, secondo me, c'è sempre. Ora non avvaloro la tesi di Cartolano perché non la so, però i tempi lasciano pensare. Devo dire che anche a Sant'Arsenio, dove arriveranno i servizi e la struttura di Sant'Arsenio, altro paese in cui si vota, scoop fatto da questo, parliamo un po' di scoop, da Uno TV, Antonio Sica, il direttore ha detto che ha scoperto che il sindaco uscente non si ricandiderà, Nicola Pica non si ricandiderà. Chi allora sarà il sindaco, chi si candiderà al sindaco a Sant'Arsenio, visto che anche il vice sindaco, scusate la parentesi elettorale, D'Amato, che abbiamo avuto ospite qui come avvocato, non si candiderà? Qualcosa lascia presagire che i giochi sono aperti, potrebbero coinvolgere anche persone di ampio potere politico, di ampia, qualche persona importante, vedremo, importante a livello di carica politica. Sì. Non l'ho detto. Vabbè, manca solo non il l'hai nome, detto. Se non l'ha detto. Manca il nome, il codice. Trovatelo. Però sul distretto ci sarà tanta battaglia, perché Sala Consilina non vuole perdere un altro servizio come è successo al tribunale. Sempre su Sala Consilina, altra parentesi, Gruppo Positivo ha oggi mandato delle foto che troverete sui vari siti che riguardano l'Eternit lasciato all'ex macello e anche nei pressi dell'isola ecologica, e hanno fatto denuncia alla prefettura, alla procura, perché c'è questo tipo di inquinamento. Gruppo Positivo, anche lì si vota, quindi in questi si vota in 7 paesi, e noi nelle prossime appuntamenti approfondiremo un po' le campagne elettorali, ma vi dico che il distretto sicuramente sarà argomento di campagna elettorale. Beh certo, se lo contendono poi due paesi, quindi... Più che distretto ormai sta diventando un ristretto. Beh, mi piace. No, Michele, oggi sei in gran forma. In formissimo. Si vede che ha bevuto qualcosa che riguarda questa, la prossima canzone. No. Questa la facciamo annunciare, no, a Romina. Dite voi chi vuole. No, perché in inglese okay, uno dei miei gruppi preferiti sono gli Eagles e il pezzo è Tequila Sunrise. L'andiamo a bere dopo. Io
con il countdown di Williams dalla regia, torniamo. Countdown scritto, ci mandi i messaggi scritti dai vari computer, da queste comunicazioni che... Quando dici ci guida, letteralmente. Guida il treno che siamo. Allora, torniamo a Sala Consilina. Sala Consilina, purtroppo, piange Domenico Botta. Domenico Botta aveva 27 anni. L'altro giorno, mentre trasportava i farmaci, quindi mentre faceva il suo lavoro a Moliterno, in Basilicata, in provincia di Potenza, purtroppo è stato vittima di un incidente, la cui dinamica verrà poi chiarita naturalmente dalle forze dell'ordine. E in pratica Domenico, di, ripeto, 27 anni, è morto sul colpo, è morto sul lavoro, è un incidente sul lavoro, è una morte bianca, che per me di bianco non ha nulla. Scusate un attimo la parentesi anche un po', però per riguardare, perché è una morte sul lavoro che ha colpito. Oggi ci sono stati i funerali di Domenico, era davvero gremita la chiesa della Sala Consilina. Tra le varie, Domenico è stato vittima di un altro incidente circa un mese fa ad Auletta, no, due mesi fa, il 4 febbraio ad Auletta, sempre mentre faceva il suo lavoro all'alba, perché comunque chi fa questo tipo di lavoro, di medicinali, prevede proprio, naturalmente vanno fatti in un certo orario, alla guida in orari improbabili, quindi. Fece un incidente, uscì incolume dopo un volo su un ulivo, si ebbe tanta paura perché comunque era l'auto a gas, e comunque in questo caso purtroppo non ce l'ha fatto. Noi naturalmente diamo le condoglianze alla famiglia, come Radio Movida, come la Mosca del Mattino Nero, però è una morte sul lavoro, e noi, io personalmente sulle morti del lavoro sono particolarmente sensibile, tutto il tipo di morte, certo, incidente stradale e tutto il resto, quindi un piccolo ricordo era doveroso. Come è doveroso parlare sempre sul fatto della sicurezza stradale, che sabato scorso si è tenuto il premio Campanelli, e con il terzo premio di Daniele Campanelli, premiati tutti coloro che si salvano, che lottano per la sicurezza sulla strada, con Daniele Campanelli, che è il presidente dell'associazione Life, e a Sant'Arsenio, in una sala gremita, ha premiato un po' la polizia stradale, un poliziotto originario di Sapri, la famiglia del poliziotto originario di Sapri, che il poliziotto a Crotone è morto perché è intervenuto su un incidente stradale per poter salvare un incidente, c'era un incidente, lui è sceso. Il poliziotto Danilo, se non sbaglio. Adesso mi sfugge il nome. Danilo è stata premio alla famiglia, quindi alla memoria di Danilo. E inoltre sono stati premiati anche un dirigente dell'ANAS, del compartimento territoriale dell'ANAS, che ha ricevuto il premio d'argento. E poi il premio d'oro è andato alla memoria di questo poliziotto e un altro poliziotto che era il suo collega. E un altro premio è stato consegnato a una giornalista Rai di Isoradio, perché anche in questo caso l'informazione e Isoradio che fa per la viabilità e per la sicurezza stradale è importante. Quindi è giunta alla terza edizione questo premio Campanelli, come diceva Pasquale Sorrentino. Campanelli e bisogna anche dire chi è Daniele Campanelli. Certo. Ha avuto una vittima, il fratello è morto in incidente stradale un po' di anni fa, e lui si è attivato anche tramite la BCC di Montepruno per poter la lotta per la filosofia della sicurezza stradale, sia per quanto riguarda la sicurezza proprio delle arterie stradali, ma anche la guida sicura, quindi informare chi anche nelle scuole. Guida, allora, nelle il poliziotto scuole. Che è defunto era Massimo Impieri, scusate l'lapsus, sì. E Daniele era l'altro poliziotto, quello che poi ha ricevuto il premio ed era presente insieme alla famiglia in un momento molto commovente. Io, quando ho ascoltato il padre di Massimo Impieri, naturalmente, perché ha raccontato il figlio, ha raccontato della sua voglia di lavorare, di essere pronto, di essere sempre a servizio della gente, quindi il premio, certo, merito a Campanelli per aver ricordato questo poliziotto saprese. Altro argomento di cronaca, meno grave, meno drammatico, ma che comunque riguarda una comunità, Padula. Sì. L'ex giunta, quella Allegro, insieme è stata indagata per abuso d'ufficio e falso ideologico. Si tratta di una situazione molto complicata, perché riguarda un po' di concessioni edilizie, negozi chiusi, autorizzazioni, quindi la situazione è complicata, ci servirebbe molto, molto spazio per spiegarla, però la notizia è che il sindaco Allegro, l'ex sindaco Allegro, l'attuale sindaco, che all'epoca era vice, Paolo Imparato, due assessori, dei tecnici comunali, imprenditori edili e poi naturalmente imprenditori dell'azienda, sono stati indagati per questa accusa. Naturalmente Paolo Imparato, il sindaco attuale,
ha rilasciato un'intervista nella quale dice che ha massima fiducia nella magistratura e che tutto si risolverà per il meglio, perché si lui chiarezza, quindi questo qua è un'altra delle notizie che era doveroso dare. Altra notizia, stiamo un po' andando verso la conclusione con la nostra panoramica nella settimana valdianese e anche cilentana. Allora, Monte San Giacomo dopo dopo Buonabitacolo, cioè, noi con le antenne, Monte San Giacomo è in lotta con un'antenna che potrebbero installare proprio nel paese, nel paese guidato da Cetta. Cosa era successo a Buonabitacolo? Giusto per ricordarlo, sapevo che tu con le antenne le seguite, seguivamo spesso la vicenda delle antenne e quindi le lotte da parte della popolazione per non installare antenne ripetitori telefonici. Sì, beh, è successo che c'è stata una mobilitazione popolare. Questa a Buonabitacolo. Sì, a Buonabitacolo, per cercare di evitare, insomma, l'installazione dell'antenna, se non mi sbaglio, della Wind. Ericsson. Wind, sul territorio in pieno centro abitato, quindi c'è stata questa mobilitazione. Poi, dopo una serie di confronti, insomma, l'amministrazione è riuscita ad interloquire con l'azienda e quindi e ora il pericolo, naturalmente, per chi vede pericolo in questo, poi ognuno è libero di sceglierlo, si è spostato a Montesano, a Monte San Giacomo, e anche in questo caso la popolazione si sta muovendo. Staremo a vedere. Poi c'è altre situazioni. Terna, Montesano, c'è abbastanza soddisfazione. Abbiamo parlato perché comunque è arrivato lo stop dalla regione, quindi ci si respira, ma stanno attenti. Perché sono stato a Montesano l'altro giorno e comunque lo striscione è ancora pieno di striscioni, no a Terna, quindi certo, l'attenzione è comunque alta nonostante il provvedimento della regione. Ci stiamo avviando verso la conclusione. Di solito nei domani cosa c'è? Mi segni con la... puoi dirlo, mi stai indicando qualche cosa c'è domani a Salerno. Domani presso il Tribunale di Salerno ci sarà la fase dibattimentale del processo Chernobyl, che scaturisce dall'inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere sul caso dei rifiuti illicitamente smaltiti in Campania e nel Foggiano. Quindi processo Chernobyl, un processo che entra nel vivo e che seguiremo ovviamente. Seguiremo e abbiamo seguito sempre con la nostra... Ultime due notizie di cronaca. Un sequestro da parte della polizia locale e dalla forestale a Polla di un opificio perché... assenza di autorizzazioni, quindi dal punto di vista amministrativo e per quanto riguarda insomma la loro attività che aveva a che fare con l'industria alimentare. E poi, ultimo caso, questo lo citiamo anche in questo caso la fonte, che è Cono Delia di Onda News, di un ragazzo di 32 anni di Teggiano che è rimasto vittima di un tentativo di estorsione, perché su Facebook è stato contattato da una fantomatica donna, da una foto bella, una bella donna con un nome straniero, in pratica, piacente. Bravo. In pratica questa donna, dopo un po' di messaggi, il ragazzo ha aperto con un link... E il hacker ha approfittato per poter rubare immagini e video e ha creato ad hoc un filmato dove, secondo, cioè, questo hacker è riuscito a creare delle performance sessuali da parte del trentenne teggianese e ha detto: io metto questo video se tu non mi dai 3.500 euro. Una vera e propria trappola del web. Ed è una trappola che penso che è capitata a diverse persone che hanno Facebook, di ricevere dei messaggi da... Sì. Da stranieri, donne e uomini che non hanno messaggi incomprensibili. Apri un link e succede quello che succede. E lui, quindi, però, invitiamo a fare attenzione su questi messaggi, cercare di cestinarli immediatamente. Anche perché il ragazzo di Teggiano, nell'intervista rilasciata al collega Delia, ha detto: guarda, quello che dicevi tu, non fatelo. Lui ha fatto denuncia alla polizia postale. La polizia postale ha detto che non è il primo caso in Italia. E quindi, mi raccomando, attenzione. Quindi questo è un altro... Facciamo attenzione al mondo del web. Assolutamente. Ultimo minuto, poi andiamo con i saluti e vi dico cosa parleremo nella prossima puntata. Sport, purtroppo. Brutte notizie. Dalla pallavolo del Valoridiano, Michele. Purtroppo sì. C'è da dire che la Punta Hotel è retrocessa con una partita di anticipo rispetto alla conclusione del campionato e in virtù della sconfitta patita a Pavia contro la Riso Scotti, 3-0 il finale, 13 punti quindi in classifica per la Punta del Sala Consilina, che anche se dovesse vincere domenica prossima a Monza salirebbe a 16 punti, però non può farcela, rimarrebbe comunque ultima. Ricordiamo la penultima, il Gricignano, 18 punti, che ha vinto. Infatti è stato proprio il derby campano. Il derby campano segnato, che ha tagliato le gambe alla Punta del Sala Consilina. Però vi ricordiamo che in questo campionato 12 squadre della 2 ne retrocede una. A inizio stagione però c'era da dire che volevano bloccare le retrocessioni anche dalla A2,
e poi hanno deciso in corsa di rimettere una retrocessione soltanto per l'ultima in classifica. La Punto Tele quindi probabilmente l'anno prossimo giocherà in B1. Perché probabilmente? Perché c'è in corso anche una riforma dei campionati per la 1 di pallavolo femminile e la 2 di sempre di pallavolo femminile, di formare una 1 a 12 squadre e una 2 a 14 squadre. Quindi potrebbe, vediamo un po', vediamo pescaggio, forza Punto. Allora, ancora sport, ancora notizie non bellissime. Teggiano ha perso una partita, il Valdiano. Mercoledì, domani si decide l'eventuale promozione in eccellenza, perché aspetta Sorrentino, ha pareggiato quindi a pari punti ora con il Real Pontecagnano. E come hai detto tu, domani ultima giornata del campionato di promozione, girone D. Le due squadre non si incrociano per quest'ultima giornata, si sono incrociate domenica scorsa. Il Pontecagnano che ha fermato, quindi la marcia in caso di parità punti dopo la partita di domani ci sarà spareggio in caso di parità di punti, altrimenti sarebbe il secondo spareggio consecutivo in due anni per il Valdiano, che l'anno scorso si è dovuto confrontare con Portici. E ricordiamo anche un'altra partita importante: domenica prossima all'Antonio Medici di Polla si giocherà West Pollese Vesole, partita valevole per il prima contro seconda, la Pollese è seconda e Vesole è prima. La Pollese è seconda a pari punti col Santa Cecilia, si prevede una grande affluenza anche i tifosi della Pollese, che conosco bene, la Pollese giallo-verdi stanno organizzandosi. Altra notizia non bellissima: da Sassano ha perso lo scontro diretto in prima categoria e rischia di perdere la vetta. Io vi saluto. Real Bellizzi 3-2 il passivo al Fratelli Cardiello di Sant'Arsenio, linea provenzale. Ok, vedi, dobbiamo anche salutare Olimpia e Caterina da Matera, che ci seguono assiduamente, e anche un saluto speciale ad Anna Maria e Rosa da Sassano. Anna Maria che saluta la sua grande amica Rosa e le aveva dedicato la canzone Un amico è così di Laura Pausini, che abbiamo fatto ascoltare in anticipo anche la scorsa settimana, quindi uno saluto speciale. Andate su YouTube e potete vedere le puntate della scorsa settimana, non c'è la canzone, però dire che siamo anche su YouTube. Mentre nelle prossime puntate, allora la prossima puntata parleremo di dipendenze. Avremo ospite lo psicologo del CERT di Sant'Arsenio, che ci parlerà dei problemi di droga, ma anche della ludopatia, cioè della malattia del gioco, che riguardano il Valdiano. Sarà una puntata bella, importante più che bella, dove affronteremo i problemi che toccano il Valdiano, perché ci sono diverse dipendenze, quindi andremo a parlare di questo. Allora, ci avviamo verso la conclusione. Ringraziamo Williams dalla cabina russa. Dedicati un applauso, Williams. Dai. Davvero, Williams è qualcosa. È molto modesto. È tanto modesto quanto bravo. Ringrazio Michele. Io ringrazio te, Pasquale, come ringrazio Romina. Romina, vienici a trovare. No, Romina è sempre. Non è neanche più ospite. Vienici a trovare. Romina non è neanche più la nostra ospite. È una nostra compagna di squadra, l'abbiamo detto prima. In nazionale. L'appuntamento è per martedì. E dopo che abbiamo fatto una puntata sul cibo, sul mangiare, penso che. Senza aver mangiato, ma qualcosa della mamma. Ora, per tutti, la cosa migliore è concludere con una bella tazzolella di caffè. Pino Daniele. Ciao, ragazzi. Ciao.